Ben ritrovati, benvenuti ad uno dei nostri speciali dedicati all'attualità, come normalmente facciamo da diversi decenni a questa parte, con discreto successo di pubblico. L'argomento che trattiamo oggi nello speciale TRCB, io lo ritengo non solo di stretta attualità, ma davvero di grandissimo interesse non solo per il nostro territorio. Parleremo essenzialmente di solidarietà, che potrebbe anche sembrare una parola vuota se non gli si danno i contenuti giusti. E per farlo ho in studio quelli che io reputo alcuni amici, perché poi dopo, anche se con qualcuno ci siamo conosciuti soltanto nei giorni scorsi, io mi sento di dire che sono un gruppo di amici, perché l'amicizia nella solidarietà è fondamentale. Sono presidente e soci dell'associazione La Voce del Futuro. È un'associazione nata ad Ostuni il 16 novembre del 2010, per l'esattezza, ma io da ostunese devo ammettere che non conoscevo l'esistenza di questa associazione. Ho conosciuto gli ospiti in studio e ho reputato opportuno organizzare questa trasmissione coinvolgendoli e coinvolgendo soprattutto il pubblico da casa, anche perché a breve ci sarà un momento pubblico presso Villa Specchia ad Ostuni il 27 di marzo prossimi alle ore 18, e quindi in occasione anche di questo appuntamento di manifestarsi alla città di Ostuni con la propria filosofia, con i propri intendimenti, prima di questo appuntamento abbiamo reputato organizzare questa trasmissione. Grazie dunque ad Alfonso Francioso, che è il presidente di questa associazione, per avermi sollecitato su questo argomento. Grazie a Lucrezia Pacifico, socia della Voce del Futuro, un genitore, a sua figlia Federica Moro, ben ritrovata Federica, benvenuta nei nostri studi, Assunta Grazie. Bari, anche lei una mamma, e Lucia Marzio, un'altra mamma. Poi fuori dalle inquadrature c'è una persona a noi molto cara, all'associazione ma anche a me personalmente, che è Matteo Cappello, segretario tesoriere di questa associazione, insomma colui che sulle cui gambe cammina anche buona parte dell'organizzazione. Presidente, io reputo una cosa strana, devo ammettere che è una pecca mia giornalistica sicuramente, da ostunese, da giornalista, non conoscevo l'esistenza della vostra associazione fatta da genitori di ragazzi che hanno problematiche specifiche, gravi, meno gravi, ma al di là di questo c'è problematiche di cui è fondamentale interessarsi, l'informazione si dovrebbe interessare, però non è successo. Secondo te perché? Perché non è successo perché ci siamo mossi poco, non ci siamo organizzati ancora, diciamo così, nell'espletare tutti i nostri impegni e tutte le nostre organizzazioni a favore dei nostri ragazzi, a favore di chi ha bisogno di noi e ha bisogno del pubblico, delle persone che sono a casa, che ci seguono. Comunque, fatta questa affermazione, io prima di iniziare, di entrare nell'argomento specifico della nostra associazione, mi è doveroso fare un ringraziamento prima a te e poi a tutta l'organizzazione, diciamo così, dalla vostra emittente, che ci ha dato la possibilità appunto di fare questo. Io ti ringrazio preventivamente, normalmente lo si fa alla fine, quindi tu già mi dai questa fiducia. No, no, perché poi se entriamo nel vivo della discussione può darsi pure che mi sfugge. E quindi dicevo un vero ringraziamento per questo colloquio che tu hai, per questo spazio ecco, che ci hai dato. E mi rivolgo a quelli che ci ascoltano, i telespettatori, alla cittadinanza sia di Ostuni che alla provincia, perché la nostra associazione comprende pure associati di Carovigno, San Vito, che questo spazio, questo colloquio, questa disponibilità vostra è del tutto gratuita, quindi mi preme farlo presente. Quindi, premesso questo, noi abbiamo costituito, appunto, come dicevi tu, appena un anno questa associazione, con due punti precisi. Il primo punto, che raggruppa una serie di iniziative che la signora Lucrezia poi entrerà nel merito. Il secondo punto è il rapporto con
con le istituzioni, il rapporto con la politica. Quindi, analizzando per poco questo il primo punto, noi ci siamo proposti, diciamo così, tutte varie iniziative del tipo turistico, tipo culturale, tipo, perché va detto che i nostri ragazzi sono anche degli artisti nel campo della pittura, nel campo dell'artigianato. E quindi lascio alla signora Lucrezia lo sviluppo di questo primo punto. Il secondo punto che a me preme mettere in evidenza è il rapporto con le istituzioni. Noi in quest'anno abbiamo avuto, ci siamo imbattuti, diciamo, in una battaglia, la battaglia che prevede dalla legge, una legge che lo Stato ha, e la Regione, la legge sulla compartecipazione. Questa legge sulla compartecipazione alla spesa per i ragazzi che frequentano i centri socio-educativi riabilitativi. Allora questa legge ci ha portato un lavoro nell'ultimo anno così enorme, perché abbiamo avuto a che fare, abbiamo avuto incontri con i vari comuni, con la politica, con i vari disagi che abbiamo incontrato, e devo dire che al posto di migliorare la situazione, ci hanno messo in condizione di peggiorarla. In che senso? Nel senso che dopo questa diciamo così, dopo che hanno messo la condizione di attuare questa legge, che cosa è successo? È successo che questi centri, tipo Ostuni, tipo Brindisi, tipo Mesagne, si sono trovati in difficoltà. Addirittura a Mesagne i ragazzi, il personale ha detto, diciamo così, si è fatto carico di ore non retribuite per cercare di tamponare questa situazione così di emergenza. E quindi, dicevo, abbiamo fatto un passo indietro, perché molti genitori, non avendo la possibilità di pagare questa retta, diciamo così, questa compartecipazione che questa legge prevede, hanno ritirato i ragazzi. E quindi che cosa è successo? È successo che hanno aggravato la situazione familiare di ulteriore, diciamo così, sono stati penalizzati ancora di più, perché se li tengono a casa, cioè. E quindi lo spirito di questa legge dove è andata a finire? È andata a finire che è crollato tutto. Ecco perché siamo stati degli anni, ci sono voluti tanti anni per fare progresso, per andare avanti. E adesso che facciamo? Ne abbiamo fatti due passi, ne facciamo quattro indietro. E ecco perché, riallacciandomi al secondo punto, noi il programma con le istituzioni, con la politica. La politica è assente. In questi anni qua abbiamo visto un silenzio totale da parte dei politici e delle istituzioni. Perché? Noi, Ostuni, che la provincia, le città, le cose, hanno bisogno di agevolare, diciamo così, la vita quotidiana di questi dei nostri figli. E quindi serve ancora l'abbattimento delle carriere architettoniche, l'istruzione ASL, per esempio, quando dobbiamo fare ti devo dire una richiesta di analisi, ecco, le cose più banali, cioè
dobbiamo aspettare i 2 mesi, 3 mesi, cioè è questo il... La tua è una denuncia particolarmente grave per un semplice motivo, già la gravità di base, io immagino, soltanto immagino, è chiaro che non ho la vostra diretta esperienza di vita, però in questi anni mi accorgo, sebbene io non conoscessi questa realtà, la voce del futuro, però... Abbiamo noi stesso divulgato bandi su iniziative specifiche, sull'inclusione, sulla, insomma, se ne è parlato tanto, ci sono stati anche dei soldi spesi proprio per dibattere in convegni, in attività culturali, argomentazioni di questo tipo, e poi tu mi racconti invece quello che realmente è accaduto, e cioè che avete più problemi rispetto al passato, quando invece... la maggior parte della gente che non ha queste problematiche pensa esattamente il contrario, Lucrezia. Cioè, abbiamo alla Regione la Giunta Vendola che si è presentata in una certa maniera, con l'assessore anche Elena Gentile che abbiamo più volte intervistato, abbiamo anche a livello locale le amministrazioni locali che sembrano particolarmente sensibili, e poi invece ascolto il racconto di Alfonso. Perché secondo te? Io vorrei fare una premessa, sì, prima di entrare nel merito di quello che diceva il nostro Presidente. Quello che mi ha spinto a, così, a partecipare quindi a questo tipo di associazione è stato inizialmente un fatto di natura personale, perché avendo, quindi vivendo sulla mia pelle questa tipologia di problemi, vivo anche fondamentalmente un profondo isolamento che è abbastanza, io credo, diffuso da parte di tutte le famiglie che affrontano il problema della disabilità. L'isolamento è dovuto al fatto che dal punto di vista psicologico inconscio, io penso che da parte della gente sia preferibile non vedere, sia preferibile non prendere parte a questo tipo di problematica, e io li chiamo addirittura questi ragazzi, i ragazzi invisibili, perché gli stessi compagni di classe, questo l'ho vissuto sulla mia pelle, difficilmente quindi cercano la compagnia di questi ragazzi, li stimolano ad uscire con loro, e questa profonda emarginazione fa sì appunto che le stesse famiglie poi si rinchiudano in se stesse. Allora, questo fatto francamente un po' mi è stancato da un lato, e penso che con forza, in maniera prorompente, noi dobbiamo cercare di dare visibilità a questi ragazzi. Dobbiamo cercare di dargli visibilità come? Creando un'associazione forte nella quale debbano confluire diciamo, la maggior parte dei genitori che a diverso livello si rivedono in questi problemi. Perché dico a diverso livello? Perché i problemi sono diversificati, i ragazzi non sono tutti uguali, hanno delle esigenze di tipo diverso. Ci sono i ragazzi gravi, gravissimi, ci sono i ragazzi meno gravi, ragazzi che hanno problemi esclusivamente fisici, ragazzi che hanno problemi esclusivamente di tipo psichico. E chiaramente per ognuno ci vogliono terapie, inclusione sociale, strade diverse. Però io credo che se l'associazione permette a tutti questi genitori di esprimere la loro voce e quindi di fare in modo di dare visibilità a questi ragazzi, che c'è uno spot in televisione che sta passando questi giorni e mi è piaciuto molto, perché stanno facendo una campagna per questo motivo e dicono sono ragazzi che sono nati con una D in più, sono ragazzi diversi ma unici e ripetibili, ognuno nella propria umanità. Qual è l'obiettivo di questa associazione? Ecco, il primo punto è dare visibilità tramite innanzitutto noi in quanto genitori. E quali obiettivi si devono porre l'associazione? L'obiettivo fondamentale è quello di una maggiore inclusione sociale, perché è giusto che i ragazzi abbiano delle strutture nelle quali possano attuare terapie riabilitative, sociali, eccetera. Ma questo quindi deve essere anche aperto alla presenza di volontariato, di gente normodotata che si confronti con questi ragazzi. Perché non è che rinchiudendoli in un posto dove tutti hanno tutti lo stesso problema che si affronta la situazione o si dà appunto, come dicevo prima, visibilità. Il nostro obiettivo è quello
non tanto quello di avere dell'assistenzialismo, non chiediamo da nessuno né l'elemosina, non chiediamo niente. Noi vogliamo quindi vogliamo avviare tramite la stessa associazione delle iniziative sul territorio, in modo da che queste attività, che chiaramente nella quale ci si possa prevedere la presenza delle associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio, ma anche di tutti quei ragazzi che vogliono fare questo tipo di esperienza, perché io ritengo che ciascuno di noi abbia questo senso di solidarietà, ma che forse a volte per una forma di pudore non riesce ad esprimerla. E allora nel momento in cui si attuano delle attività, io personalmente avevo già pensato a qualcosa, però poi in sede di assemblea, quando ne parleremo il giorno 27, vorrò discuterne anche con i genitori interessati. Ma credo che il primo momento è quello della costituzione di un'associazione forte, di un'associazione in cui tutti i genitori, superando la propria personale, il proprio personale problema, si confrontino e tutti insieme cerchiamo. Io adotto la figlia di Lucia come se fosse mia figlia, no? E quindi mi preoccupo anche dei suoi problemi. E Lucia fa lo stesso con mia figlia, per esempio. Per non parlare poi di ragazzi che hanno la possibilità quindi di esprimere le loro potenzialità, perché ci sono molti ragazzi che potrebbero inserirsi in ambito lavorativo, occupare anche di più posti di lavoro, ma la legge 68 del 99 è sempre puntualmente disattesa dalle aziende, perché preferiscono pagare la multa e la legge glielo consente, ed ecco che qui arriviamo alla politica di cui tu mi chiedevi prima. E diciamo che la politica e lo Stato fa sì che le aziende le disattendano, perché se io ti consento di pagare la multa e di non assumere, è come se io ti dicessi puoi comunque superare la legge. Però è proprio questo il nocciolo della questione, perché tu hai detto delle cose straordinariamente interessanti, ma paradossalmente sembra quasi che tu stia facendo questo discorso negli anni 60-70. Ti spiego perché. Perché di passi avanti ne sono stati fatti, ti dicevo, noi stessi abbiamo raccontato di interventi sulle politiche sociali, però alla fin fine se la situazione è questa evidentemente c'è stato accesso. Allora io che faccio manca. Una differenziazione, che è quella, io parlo specificamente di ragazzi adulti, perché mentre fino a 18 anni i ragazzi con la scuola sono abbastanza, diciamo così, tutelati, ci sono insegnanti di sostegno, anche questi tagliati dalla legge, dalla legge Gelmini, eccetera, eccetera, quando i ragazzi poi superano una certa età, ecco che i problemi, io parlo per esempio di lei, che lei ha fatto la ragioneria, ha avuto diciamo un diploma e dopo capisco che ci sono anche molti ragazzi che anche quelli non hanno lavoro, però ecco, ripeto, mi piacerebbe creare qualcosa, un'associazione nelle quali si possono creare delle attività anche di lavoro senza chiedere nulla a nessuno, no? Delle attività nelle quali si possano compenetrare le potenzialità di questi ragazzi con le potenzialità di ragazzi del volontariato per creare qualcosa di visibile. Ecco, questa è la cosa che mi preme di più. E noi nel nostro piccolo un minimo contributo già lo stiamo dando, perché la visibilità è anche utilizzare in media il mezzo televisivo per cose concrete. Noi abbiamo esordito in questa trasmissione con qualche sorriso, ma come state ascoltando, la problematica è molto seria. Ci sarà, per il momento c'è solo una mail. Mi piacerebbe anche, scusa ti interrompo, anche una partecipazione, perché so che sul territorio di Ostuni ci sono già delle strutture quindi che operano, tipo c'è la struttura che lavora del comune, quindi che si è adoperato anche per questo. E, come si chiama? L'arcobaleno, poi c'è l'associazione Il Gabbiano pure, e con le quali ci piacerebbe dialogare, perché dialogando e quindi ognuno che contribuisce con la propria esperienza con questo problema può dare appunto un contributo molto importante. Anche per superare qualche barriera burocratica, magari qualche associazione ha forse un pochino più di esperienza, no? E magari può aiutare in questo senso. Anche quindi ritornando al discorso il discorso della politica, quei ragazzi che appunto frequentavano queste strutture, no? E che chiaramente prima lo facevano gratis, ha fatto sì che dovendo contribuire al pagamento della retta,
quel minimo di inclusione che i stessi ragazzi avevano è venuto a mancare, perché i genitori, non potendo, perché chiaramente ognuno sa i suoi problemi, non potendo più pagare, dare questo contributo, i ragazzi sono rimasti a casa con tutto ciò che questo comporta. Comporta una regressione, non un progresso. E che cosa vi è stato, cioè, che cosa è stato detto a questi genitori? Che tipo di speranze nell'immediato hanno? Ma non hanno nessuna speranza, o pagano oppure i ragazzi stanno a casa. Non hanno alternative, cioè le istituzioni non hanno programmato, no? Un'alternativa. Infatti. Cioè, a quella domanda provvederemo. Cioè, ecco perché è molto importante il rapporto che dobbiamo avere con la politica e con le istituzioni. Certo. E soltanto un'associazione forte può, esatto, può avere voce. Per fare questo voce, ci vuole il pilastro con molto cemento. Dobbiamo dare voce a questi ragazzi. Cioè, volevo dire, prima c'era soprattutto un carico da parte dell'ASL per queste strutture, perché l'ASL si faceva carico di tutto, sia della parte educativa che riabilitativa. Però esisteva una legge del 2000 che già prevedeva dei centri sociosanitari, per cui la spesa sarebbe stata a carico sia della ASL che dell'utente, nel caso in cui l'utente non poteva far fronte, del comune. E qui è nato il problema serio, perché i nostri comuni, considerati comuni poveri, non hanno mai pensato, questa è una legge del 2000, non hanno mai pensato che questo poteva poi realizzarsi nella realtà. Chiaramente questa è una mia, quello che penso io, l'ASL ha dovuto fare dei tagli, per cui li ha fatti lì dove li poteva fare, e questa legge gli permetteva di fare questi tagli, e quindi nei centri sociosanitari ha tagliato per prima, e i comuni si sono trovati lì che non sapevano cosa fare. Infatti l'anno scorso la lotta che è stata fatta dall'associazione era proprio di definire questa retta, perché non sapevano neanche come definirla. E alla fine si è trovato un compromesso facendo riferimento a quello che era praticamente il reddito del nucleo familiare, no? Quindi in base al reddito del nucleo familiare si stabiliva la quota di compartecipazione, che da una parte non è manco giusto, perché comunque, per quanto sia, il disabile ha tutta una sua spesa dietro, no? Sì, tra l'altro io quest'anno proprio sto veramente vedendo quello che spendo, non ci sto neanche nelle spese, proprio non parlo delle spese di assistenza, ma proprio nelle spese vive, quelle che spendiamo per le medicine, per le cose che andiamo a fare, i viaggi, le visite, tutte queste cose noi non ci stiamo dentro. Posso chiederti nello specifico qual è la problematica? Allora, io ho una bambina disabile grave. E da premettere, allora, questa associazione, specifico questo, comprende un po' tutte le disabilità, però bisognerebbe comunque diversificarle, perché per i disabili lievi sono anche molto gestibili all'interno della famiglia, no? Cioè comunque c'è la possibilità di comunicare col disabile, ma noi che abbiamo dei bambini disabili gravi e gravissimi, spesso non abbiamo neanche la possibilità di comunicare con loro, li dobbiamo solo percepire le loro necessità e non sappiamo neanche dove poterli piazzare, neanche per andare a fare la spesa. Cioè non abbiamo un volontariato esterno che ci dà una mano in casa, non abbiamo strutture, se non, io ho aspettato 3 anni per inserire mia figlia a Villa Specchia, per 3 anni è stata dimessa dalla nostra famiglia, è stata a casa per 3 anni e i miei genitori di 80 anni l'hanno dovuta assistere mentre io andavo a lavorare. Cioè una cosa inaccettabile per quello che noi reputiamo la nostra società in ostuni. Io mi sono sentita completamente abbandonata dalle istituzioni, dalle associazioni, da tutte le comunità religiose cattoliche, quelle che possiamo, non esisteva volontariato. Cioè io mi sono fatta carico di questa situazione. Esprimo la mia esperienza, ma questa è sovrapponibile a tanti altri. Immagino. Quindi tutto quello che si dice o che si racconta poi in tanti convegni, io ne ho fatti 10.000 di convegni, non esistono. E convegni fatti con investimenti solo nelle parole. Ma perché la signora, giustamente, no, cioè, tutti, ha avuto questi problemi di 3 anni di attesa per far accedere alla struttura sociosanitaria?
Perché? Perché in seno alla ASL non si nominava l'UVM, l'unità di valutazione. Ecco perché. Cioè, dovevano fare questo passaggio, finché non facevano il passaggio non prendevano altri utenti, anche se la regione aveva già previsto. Aveva previsto l'inserimento. Ma poi il problema nostro, a parte adesso, quindi diversificare tutto, per noi c'è anche un domani, nel momento in cui noi genitori non ci siamo più, per cui dovremmo anche pensare a un centro assistenziale un domani. E dobbiamo avere la garanzia che comunque i nostri figli, quando noi non ci saremo, siano in una situazione ottimale. Ecco perché io vedo l'idea anche di Lucrezia, mi piaceva, perché il fatto che i genitori siano comunque presenti nella gestione delle varie strutture che possono, che tutte le strutture possono essere prese in considerazione, o anche di nuove entità che vengono a nascere, comunque io penso che il controllo anche di una presenza di un genitore, anche se a rotazione annuale, in modo che non si sovraccarichi sempre sulla stessa persona, diventa necessaria, perché questo dà la garanzia a noi oggi e ai genitori che verranno domani, no? Che i figli saranno sempre salvaguardati, perché diciamocelo chiaro, io non mi fido più delle strutture, né pubbliche né private più, cioè, dall'esperienza che ho avuto, anche se mia figlia adesso sta benissimo a Villa Specchia, io questa cosa la devo premettere, e quindi... A parte il fatto c'è anche un altro discorso, noi stiamo avanzando anche noi con l'età e non tutti i genitori stanno bene a salute. E abbiamo anche genitori noi che purtroppo sono anziani, io personalmente ho avuto mio padre con l'Alzheimer e non sapevo come fare per gestire sia mio padre che mia figlia, essendo poi figlia unica che vive in Italia, c'è un'altra sorella che vive all'estero, per cui non sapevo gestire le due cose. Ora c'ho una madre che fa la chemioterapia e anche lei è molto grave. E per giunta anche noi abbiamo le nostre problematiche di salute, come io, come altri genitori, come anche tanti di noi, che purtroppo non riescono a sollevare i pesi, perché per esempio, caso mio, mia figlia è obesa perché ha bulimia, ha ritardo mentale, non è facile da gestire. E parecchi genitori non sanno a chi lasciarli, quanto... Anche i nostri genitori hanno bisogno di noi. È una problematica veramente seria. Lei, per esempio, ha due nonni che sono anziani. Io ho subito due interventi sulla schiena. Io due ernie cervicali. Due ernie cervicali. Perché per prendere mia figlia, che è leggerissima, quando io mi sono dovuta ricoverare, mia figlia è rimasta con i miei genitori, non sapevo dove piazzarla. E uso questo termine non piacevole, ma è così. Non sapevo dove piazzarla. Io non voglio essere retorico, non mi sembra davvero questa la situazione, perché dire quindi che è difficile veramente farvi le domande, è difficile anche ascoltare, perché insomma, diciamo una banalità, le esperienze vanno fatte direttamente, quindi nessuno può comprendere bene questo tipo di situazione se non ci passa. Per questo li chiamo ragazzi invisibili. Però la cosa assurda, secondo me, non sono queste problematiche, ma è il fatto di come sono gestite dagli enti. Cioè io non, a dire la verità, immaginavo che situazioni come le vostre fossero risolte, però ci fosse l'assistenza giusta, cioè questo io pensavo. Però devo dire anche che i genitori... tendono sempre, tanto c'è un altro genitore che fa. Noi dovremmo essere più uniti come genitori, partecipare noi di più. Come ha detto lei prima, io posso stare due ore il mio tempo libero, lo posso dedicare a lei. E questa è una bellissima cosa. Anche avendo una sede di cui noi possiamo stare a rotazione di genitori, anche un'ora. Anche noi a volte abbiamo voglia di andare al parrucchiere di pomeriggio e non è possibile. Anche perché una struttura dove far lavorare i disabili lievi a favore dei disabili più. Sì, certo. Cioè, per dire, utilizzare il computer o qualcos'altro, cioè anche questo, che mi sembrano cose alla portata eppure invece diventano irraggiungibili, no? Cioè, questa è la cosa assurda. Già avendo una sede diventa irraggiungibile, perché non abbiamo una sede, noi siamo sempre, gentilmente ci offrono sempre, questo vedremo col tempo. Ecco, il fatto del
come dici tu, gentilmente ci viene offerto, sì, eccetera. Se io avessi un locale lo metterei a disposizione. Però ecco, adesso bisognerà passare a qualcosa di necessario, e di diritti acquisiti, non tanto di disponibilità, che fa sempre piacere, no? È apprezzabile che ci sia gente disponibile, però parliamo di diritti, proprio di diritti acquisiti verso questo tipo di situazione. Lucrezia, ti ritorno a dire, io te l'ho già detto, ve l'ho già detto qualche giorno fa quando ci siamo incontrati, immagino e posso solo immaginare che tipo di problematiche vivete sulla vostra pelle, ma non immaginavo che in pratica eravate... No, scusami, ti blocco perché francamente devo esserti sincera. La tua io non lo considero un problema, perché per me mia figlia è mia figlia. No, no, io parlo del problema tecnico proprio di... perché no, sai cos'è che... Forse la gente dice, Madonna, povera Ieda, povera lei, io non mi sento povera lei. Ma non era quello che volevo dire, sì, io scusami allora, scusami. Io dico proprio i problemi che avete sollevato. Cioè, problemi di tutti i giorni, problemi economici. Sì, scusami. La disabilità non lo vive il disabile, sono gli altri che lo fanno, lo evidenziano. Noi quando andiamo a mare, io e lei stiamo a mare insieme, lei lo sa mia figlia com'è, lei va in giro, si rotola nella sabbia per dire alle persone, Madonna, Madonna, la piscina è tutta piena di sabbia, e io gli dico lascia stare, le piace stare nella sabbia. E sono gli altri che fanno sentire diversi. Lo so, e quello dipende che la società è... No, vabbè, non è abituata a vivere, ecco perché io dico l'isolamento, perché società, se una persona... Ecco, non è che vogliamo dare una colpa, cioè no, noi le è un po' insensibile, fuori, no, perché no, giustamente l'individualismo, il tenere da fare ogni giorno, ogni minuto, ogni cosa, cioè, no? Esclude questo interessamento, diciamo interessamento. No, io credo che sia anche il fatto che la gente non è avvezza, no, a viverle queste cose, perché io per esempio lei me la porto dappertutto, io la ostento, no? Perché e qui la gente la accetta, cioè perché abituandola a vederla, per lui è una cosa normale. Quindi se la gente è abituata e avvezza quindi a viverle certe cose, anche quello diventa una normalità. Tu sei d'accordo, immagino, con questo, con ciò che stai dicendo mamma? Senti Federica, raccontami un po' di te. Alleggeriamo un pochino quello che hanno detto questi personaggi. La rabbia. Rilassiamoci un po', perché hai sentito, no, tutte queste belle parole che abbiamo detto, però secondo te che cosa manca? Cioè che cosa dovremmo fare? Cioè che cosa ti piacerebbe fare direttamente in prima persona per dare anche tu una mano a questa situazione, cioè che obiettivo c'hai tu? Cosa vorresti fare? Informatica. Abbiamo già trovato l'esperto del computer che ci cura il sito della Voce del Futuro, perché dobbiamo dire anche una cosa importante, al momento, perché io immagino che dopo la messa in onda di questa trasmissione ci saranno richieste specifiche di approfondimenti, eccetera. Per il momento c'è solo una mail, la Voce del Futuro @libero.it, abbiamo credo. Intenzione di fare un sito web @tiscari.it, la Voce del Futuro @tiscari.it, è un indirizzo mail, già è qualcosa. Poi c'è la sede sociale, no, della Voce del Futuro, è presso l'avvocato Anna Rita Marzio, in via Armando Diaz al numero 121, e quindi questi sono riferimenti. A breve, immaginiamo a brevissimo, ci sarà anche un sito. Sì. E magari Federica darà una mano anche come a no. curare il sito. Come no? Professionalità. Ci vogliono. Abbiamo bisogno di professionalità. Tu hai parlato prima, proprio per stemperare, che non è il caso di stemperare, certe volte non va, l'argomento non va stemperato, però hai parlato di artigianato, c'è anche in animo di organizzare, che ne so io, qualche cosa. Certo, sì, faremo delle manifestazioni, vero? Cioè del presentare dei quadri del, per esempio a scuola del, al centro Villadele fanno delle pitture, dei cosi ragazzi, quindi abbiamo, come hanno già fatto le organizzazioni del centro, no? E quindi dobbiamo programmare queste iniziative. Io ho un'idea, non so se futuristica, forse futuristica, quella che così avevo pensato era questo, cioè oggi si parla tanto di riciclaggio, no? E credo che anche Ostuni stia prodigando in questo senso, no? Quindi per la raccolta differenziata.
Allora, mi è venuta l'idea perché ho visto quindi a Nord che ci sono delle associazioni che utilizzano ciò che agli altri non serve per metterlo in commercio. Cioè se io ho un mobiletto, per esempio, che a me non serve più, non lo vado a buttare nella spazzatura, no? Per esempio te lo do, te lo regalo, e io con i volontari, con i ragazzi, lo risistemiamo, lo rimettiamo in commercio. Non so, un abito griffato che a te non serve più, qualcosa. Cioè, oppure con delle cose di plastica, ci sono ragazzi che sanno fare delle lampade bellissime con la plastica, cioè si possono attuare con le cose che gli altri non serve, che te li danno, quindi non chiediamo per questo, e rimetterli in commercio, risistemandoli, quindi rifacendoli, quindi allestendo. Ogni tanto. Non mi sembra originalissima questa tua idea. Non è originale, scherzo. No, infatti. La mettono in atto in altre realtà. Sì, 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 sì. È una cosa. No, no, non è originale, funziona. Ti ripeto, perché non l'ho inventata io, cioè l'ho vista proprio nel Nord, dove sono molto più attivi. E poi un'altra cosa che ho visto che mi è piaciuta molto, esiste un'associazione che si chiama Calimero Non Esiste, la conosci? Bellissima, in cui appunto c'è un'organizzazione che è anche una cooperativa di volontariato, in cui questi ragazzi volontari lavorano insieme agli altri ragazzi diversamente abili e fanno di tutto. I ragazzi con la presa in carico lavorano al bar, fanno musica, fanno spettacolo, servono ai tavoli, fanno delle cose molto semplici ma che li fanno relazionare però con la gente, cioè non sono rinchiusi, ecco questa è la cosa che è un sogno forse, non lo so, però mi piacerebbe, questa era ma credo la cosa che sia condiviso con tutti gli altri soci, già è qualcosa immagino, no? Avere la condivisione. Diciamo quindi che adesso è solo una cosa agli albori, intanto cerchiamo di condividerla con i genitori, condividiamo intanto il rafforzamento dell'associazione. E subito dopo cercheremo di condividere anche le attività da svolgere, perché poi ognuno di noi ha le idee, ognuno di noi ha le sue potenzialità, ognuno di noi ha la sua intelligenza e quindi le idee possono anche, no, essere scambiate, modulate, diversificate e poi possibilmente attuate. Federica, volevi aggiungere qualcosa, volevi dire qualcos'altro a quello che hai sentito? Che cosa ti piacerebbe fare con il computer in questo? Vorrei masterizzare, tipo fare PowerPoint, queste cose qua. E quindi già stiamo parlando. È velocissima, scrive col computer in maniera velocissima. È brutto dire, ma sarai sfruttata nell'associazione. Ma lei piace essere sì, sfruttata. Terzo, ovviamente. Ritorniamo un pochino al dramma. Assunta, raccontami, perché anche questo bisogna dire se ti va di dirlo, perché lo accennava prima Lucrezia, no? al razzismo, tra virgolette, che, di cui viene fatto oggetto anche il genitore di ragazzo o ragazza disabile, portatore di handicap. Raccontami se effettivamente è cambiato qualcosa o siamo sempre... No, non è cambiato niente, comunque siamo sempre additati. Veniamo guardati sempre come se avessimo, uso una parola brutta, però ecco, sia un po' la lebbra, ecco, nel senso che comunque vengono prese sempre le distanze. E non è semplice, nella vita non è semplice far fronte con la disabilità. Io spesso anche dai miei amici mi sento dire sì, però è difficile con Vanessa entrare in contatto perché lei non si relaziona molto. Lo so, però quelle sono le potenzialità e noi dobbiamo far fronte con quel tipo di disabilità, no? E non possiamo, noi genitori non possiamo rinunciare a sta cosa e gli altri dovrebbero aiutarci, anche perché a noi serve un po' di ossigeno mentale, no? Spesso ci confrontiamo sempre con le stesse problematiche, le stesse cose e noi stessi ci appesantiamo proprio a livello mentale, ma anche a livello psichico, emozionale, cominciamo a entrare anche noi in depressione. Abbiamo anche noi altri figli, per cui questi figli vengono anche penalizzati rispetto al carico che noi abbiamo.
di questo bambino disabile, no? Anche i nostri figli non vivono una realtà piacevole e favorevole. Io ricordo i miei figli quando erano piccoli, inizialmente non facevano venire gli amici in casa, perché si potevano vergognare della sorella. Poi invece io ho insistito in questo e Vanessa è stata amata, era una normalità. Tante volte io dicevo anche agli amici dei miei figli, state un attimo attenti alla bambina, diventava tutta una normalità, ma bisogna fargli entrare proprio nel giro, no? Fare quello che per noi è un quotidiano, è una normalità, per gli altri non lo è. Siete condannati ad essere dei super genitori, tra virgolette, con delle doti speciali. Sì, io dico che forse... Io qualche volta mi sono detta che forse io sono più fortunata degli altri, perché a me è stato fatto vedere un mondo che gli altri non hanno mai visto. Ma io non ti dico una banalità, perché di alcuni di voi conosco qualche situazione, ma per esempio non sapevo che Lucia avesse... Per dirti, vi relazionate con la gente... Perché gente non sa neanche che è una bambina autista. Questo è... Perché l'autismo è già un po'... più complicato, perché a me Nicoletta non ama i luoghi spaziosi, non piace stare in mezzo alla gente, non puoi andare a un ristorante, non puoi fare tante cose. Ho un super, io viaggio lo stesso, sì. Però quando, quando ho preso l'aereo è stata un po' tragica, ma non per noi e neanche per, devo essere sincera, anche per... detti al lavoro all'aeroporto sono stati gentilissimi, è per la gente, perché la gente ti guarda a un certo modo, è come dire, ma perché non sta zitta la bambina, perché gli autistici a volte gridano. Sì. Mi è capitato anche i carabinieri a casa una volta, perché qualcuno del vicinato sentiva gridare e mi suonano alla porta, c'erano due carabinieri e mi dicevano è successo qualcosa, e io da sopra dicevo è successo qualcosa a mio figlio. Lui sta fuori, no signore, è successo qualcosa, finché sono scesa giù e hanno visto la situazione, hanno chiesto solo scusa, però avevano sentito gridare, 113 poi viene. Le problematiche, siamo tanti genitori con diverse problematiche, Nicoletta anche gli può capitare che scende dal pulmino, si butta a terra e si blocca la strada. E io vado in esaurimento perché non riesco a alzarla, perché pesa anche 100 kg e non è facile, è proprio è ingestibile a volte le cose. Ecco perché mi chiedo a volte dopo di noi che cosa sarà di questi bambini. Adesso io ci ho provato, come adesso. Ci abbiamo provato spesso, io e Assunta anche, siamo stati in altre associazioni, abbiamo fatto anche dei convegni per queste associazioni. Però nel momento del bisogno... Io comincio a crederci poco nei convegni ultimamente. No, no, troppe parole si dicono. Si dicono proprio tante parole. No, perché ne sono stati fatti davvero tantissimi. Io guardi, io ho partecipato a convegni internazionali sull'autismo, ma a livelli altissimi, con dei progetti meravigliosi, dove addirittura si pensava a una forma di autonomia del bambino autistico. In America sono state create delle città che tutto ruota intorno all'autismo. Io ho partecipato con Schopple, che è il massimo esponente di autismo, io ho partecipato a questi convegni. E noi? Ai nostri bambini non c'è un progetto che prende in esame il bambino autistico se non alcuni di questi bambini, però non è che tutti possono accedere a questi progetti. Sì. E allora che cosa c'è? Serie A, serie B, serie C? Questo mi chiedo io. Non abbiamo tutti gli stessi diritti? Anch'io sono stata lì. Allora io non ci credo più, non ci voglio andare più da nessuna parte, perché è una presa in giro, mi sento prendere in giro, soprattutto quando uno le conosce le problematiche, si informa. Io mi sono informata, ho portato delle idee abbastanza, come dire, tramite l'associazione ANXA, no? Dei bambini autistici. Io ho già, anche la nostra famiglia, io ci lavoro dentro, tante idee le ho portate, no? Ne parlavo, sembravano che cadevano dal mondo. In realtà poi adesso si prendono in esame anche queste cose, perché le vivevo sulla mia pelle, sentivo, mi informavo, volevo che mia figlia avesse queste cose, no? E poi in effetti non le ho più ritrovate e quindi adesso... Lucia, stavi aggiungendo qualcosa? Sì, io sono stata all'estero e sono stata in una cittadinella dove c'erano vari problematici, Down,
ritardo mentale grave, non grave, e chi non aveva il problema grave aiutava chi aveva il problema più grave. Era una struttura dove potevi accedere, nel senso che i genitori lasciavano il bambino e chi lavorava, per esempio, lo andava a prendere la sera, chi decideva invece di andarlo a prendere solo fine settimana, dipendeva dalla problematica della famiglia. Però vedevi il bar gestito da ragazzi down, c'era la macelleria, c'era il supermercato, gestivano tutto giustamente con degli operatori vicino, però è una cosa che funzionava benissimo. Quello che qui non ho visto da nessuna parte. Stiamo parlando di cose che esistono realmente. Sì, certo. Quindi perché non si possono fare? È perché noi il vero handicap del territorio è che è proprio la nostra cultura, la nostra mentalità un po' bastarda, se vogliamo, perché complichiamo cose che dovrebbero essere semplici, perché nel momento in cui ne parliamo ci sembra tutto facile. Poi abbiamo anche i canali giusti per poter, perché ci sono dei finanziamenti specifici, se vogliamo, ci sono delle leggi che non andrebbero fatte, che invece le fanno, ci sono dei tagli che non dovrebbero fare e li fanno. Cioè basta poco per, ma quel poco invece è indirizzato proprio nel crearlo il problema, ecco, quello è un problema. Io intanto vi ringrazio, sto per chiudere questo spazio che comunque ve l'ho anticipato l'altro giorno nella progettazione di questa trasmissione, è solo il primo di diversi spazi che voglio dedicare alla vostra associazione. Intanto abbiamo, secondo me, portato nelle case degli ostunesi e non solo, del nostro bacino d'utenza questa realtà. Ci sarà questo momento importante a Villa Specchia il 27 marzo alle ore 18. Che cosa accadrà in pratica, Lucrezia, quel giorno, quel pomeriggio? Riflessioni, cosa sì, ci sarà? Allora, nell'ambito dell'assemblea, nella quale noi ci auguriamo ci sia un coinvolgimento piuttosto largo, quindi degli genitori, ma non lo limitiamo solo ai genitori, anche chi è interessato o chi ha voglia di ascoltare le problematiche relative a questo argomento può parteciparvi, e questo appunto di stimolare quindi i genitori a far sì che l'associazione funzioni, e funzioni nel senso pratico della parola e non solo teorico. E io credo che, concludendo il mio intervento, che la gente va solo educata all'accettazione, non solo all'accettazione, ma anche alla partecipazione. Come dicevo nel volantino quindi che abbiamo preparato, io credo che un ragazzo diversamente abile non sia solo figlio, non debba essere solo figlio dei suoi genitori, ma della comunità in cui vive. E la comunità dovrebbe farsene carico, prima di tutto, anche con una carezza a volte, no? E non girandosi dall'altra parte. E questo credo che dovrebbe essere il punto di partenza. Io ho fiducia, penso che la gente nel profondo abbia le capacità, le potenzialità per voltare pagina nel senso dell'accettazione reale, non solo dell'accettazione dal punto di vista sì, mi dispiace, non ci interessa il mi dispiace, noi ci interessa sapere che io con lei scambio una parola. Questo è il primo passo, io penso, per far sì che i ragazzi abbiano visibilità, perché credo che la cosa più importante è, come ti dicevo all'inizio, dare visibilità agli invisibili. Io vi ringrazio per una motivazione professionale molto importante, vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di fare 45-50 minuti di trasmissione e di informazione seria, perché mi capita di vedere anche alcune volte di spettacolarizzare il dolore, no? In alcune televisioni dove magari storie come le vostre storie singole vengono incastonate in contesti spettacolari o comunque in trasmissioni che non hanno proprio quella finalità di promuovere l'associazionismo e il volontariato. Io invece vi ringrazio per avermi dato la possibilità di fare bella figura, tra virgolette, perché insomma interessarsi di queste situazioni con sensibilità consente anche al cronista di fare una discreta figura. Però io mi impegno ulteriormente e vi invito già da adesso a ritornare nei nostri studi, magari anche in contesti diversi, posso anche venirvi a trovare nel momento in cui riuscite a trovare una sede. Ecco, intanto diciamo
alle istituzioni che ci seguono, che saranno impegnate su questo argomento, se vogliono venirci incontro. Esatto, no? Sì, spendi una parola in più. Lo stiamo dicendo in questo momento, quella di Villa Specchi il 27 potrebbe anche essere un'occasione, avete invitato le istituzioni immagino pure a partecipare. No, vedremo. Cioè, per il momento. Pensiamo quindi di prendere prima delle eventualmente di concordare tra noi e poi fare in un secondo momento anche l'invito perché il dottor Minna si era anche prestato gentilmente a voler partecipare. Però ecco, gli dicevo anche che è giusto quindi farlo forse in un secondo momento, quando i genitori hanno così dimensionato e dichiarato quello che vogliono fare. E quindi prossimamente dunque, la voce del futuro ritornerà sugli schermi di TRCB, speriamo con altre novità importanti. Oggi abbiamo soltanto presentato ai nostri telespettatori questa realtà, vedremo di approfondirla nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Grazie a tutti, grazie Federica. Grazie per la tua partecipazione a questa trasmissione, ci vedremo anche spesso perché sono convinto che il sito che si andrà a realizzare della Voce del Futuro avrà anche qualcosa di tuo. Grazie a coloro che hanno avuto la pazienza, e non è facile con tutta l'offerta che c'è in TV in questo periodo rimanere per tanto tempo ad ascoltare questo tipo di trasmissione, quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa.